Poi voglio chiederti anche appunto come eri da piccolo, nel senso eri il futuro attore che passava le giornate davanti alla televisione a imitare a te, a impregnarsi, ad assorbire modelli, gesti, comportamenti, o invece improvvisamente ti sei svegliato e scoperto, come è maturata diciamo la tua? No, io in realtà stavo davanti alla televisione. L'ho sempre saputo, però con una meravigliosa incoscienza che ancora oggi mi fa svegliare dicendo: ma siamo sicuri? Cioè, avendolo non scelto, ma sentito da molto piccolo, cioè verso i 6-7 anni, quando poi mi sono trovato a farlo, non l'ho fatto dicendo quante possibilità ho di fronte. No, per me non era quello. Io ho finito il liceo, ho provato ad entrare in accademia, mi hanno preso e da lì ho continuato. Quindi non c'è mai stato un momento in cui questa cosa non è stata possibile. Lo è stato nel momento in cui c'è stata la difficoltà del lavoro, delle cose così, che però ho abbracciato sempre con abbastanza con gioia, anche qui non ho mai pensato di essere un eroe perché facevo il cameriere o il buttafuori. Penso che faccia parte del nostro mestiere, ci sono momenti positivi, momenti invece più difficili. Però non ho mai avuto quel momento in cui, uscito dal liceo, mi sono detto: e adesso dove voglio andare? E anche questo è un grande privilegio. Però poteva anche essere un'enorme porta sbattuta in faccia e trovarmi a 30 anni a dire: ecco, adesso che faccio nella vita? E invece ho avuto la fortuna che non fosse così, ma veramente anche una fortuna. Però non sono mai stato di mano in mano in questo senso. Ma da piccolo no, ero uno che giocava a pallone, che veniva in Puglia dai nonni, che si arrampicava sugli alberi e che però quando c'era tutto in televisione mi dovevano levare perché sennò stavo male dalle risate. Se sentivo un suono, imitavo quel suono. Sono sempre stato un grande osservatore, molto curioso. Sei un po' l'unico in famiglia, cioè nella tua famiglia. No, in realtà nella mia famiglia c'è. Hai tre sorelle, giusto? Ho tre sorelle, giusto. Però i miei genitori sono sempre stati appassionati di teatro. Mio padre ha sempre, forse sepolto, un desiderio di un talento artistico. E io sono andato a teatro la prima volta a 8 anni a vedere un Don Carlos di Schiller di Labia, dove mia mamma e mia sorella si addormentarono, io no. E tu non addormentarsi a 8 anni davanti a Don Carlos? Però quello che ricordo fu proprio la prima rivelazione. Cioè, mi ricordo che stavo affacciato a uno di questi meravigliosi balconcini e vedevo questa scatola nera dentro cui si agitavano questi omini, perché erano abbastanza distanti, e da qualche parte c'è stata la chiamata. Ho detto: io voglio stare lì dentro. Poi tutti si svegliarono perché fu uno sparo vero. Oddio, che succede? Però insomma, a 8 anni Don Carlos Schiller. Però io giocavo già con i miei pupazzetti, mi avevano già regalato un teatrino, mi inventavo delle storie, me le scrivevo. Ero già, oppure mio nonno, quando venivo qui, che mi chiamava il commediante di nonno, mi metteva a lei a fare lo spettacolino. Sì. E quando ci mettevi a scivolare sul comico? No, nulla. Io pensavo che avrei fatto un attore comico senza la tua. Cioè, io sono andato in accademia, quando mi sono presentato in accademia, mi ho portato due pezzi comici. E alla domanda perché ho portato due pezzi comici, ho fatto con questa faccia. E lì mi fecero fare invece Romeo e Giulietta, ovviamente, perché io a 13 anni ero così. Cioè, a me quando mi è cresciuta la barba mi è cresciuta così. Io sono passato da così a così in un'estate, e quindi non è che proprio guardando dice: oh, guarda che c'è Romeo al limite Otello, però per cui no, dentro di me. Anzi, questa cosa è sempre stata forse anche una delle cose che dicevi tu prima, cioè il fatto di da una parte svelarsi, da una parte nascondersi. Ed è una cosa che poi alla fine, secondo me, va per